Buongiorno babies, buongiorno. Oggi è un altro giorno. Già ho detto troppe volte giorno. Allora, questa luce dal basso fa sembrare le mie labbra enormi e il mio doppiamento ancora più enorme. Quindi magari ci spostiamo. Oggi sveglia presto. Allora, in realtà mi sono svegliata alle 8. Sono rimasta a letto fino adesso. È una cosa che faccio sempre, non so perché. Però è proprio noiosa. Cioè, mi rendo conto che è uno spreco di tempo. Comunque, in ogni caso, oggi mi dovevo alzare presto per forza. A parte i giorni precedenti che non ho dormito per problemi di mal di gola che odio profondamente. Alle 10:30 ho da fare l'ultimo esame preoperatorio, che è la mammografia, che io non ho mai fatto. Mia madre mi ha traumatizzata perché mi ha detto che ti devono mettere la ciliegina, per dirlo in modo carino, in una macchina che te la comprime tutta. Quindi staremo a vedere dopo, vi farò la recensione della mammografia. Adesso invece devo assolutamente andare a fare colazione perché ieri sera ho mangiato poco che non mi sentivo bene, quindi sto morendo di fame. Oddio, questa luce. Dai, oggi a colazione mi conciato un cornettino con dentro un pochino di questa qui, la mia nocciolata. Questa volta l'ho trovata senza latte e devo dire che mi piace di più perché sembra tipo fondente, no? E sì, sta già messa così, non ci fate caso. Quindi buona colazione. Sono appena uscita dalla visita. In realtà non era la mammografia, mi ero sbagliata, ma era l'ecografia mammaria. Quindi adesso l'ecografia delle mie ciliegine. Si sono fatte le 11:20. Silenzio, sì, ecco, ma c'è Gwendy di sfondo. E vado in palestra col mio amico Brufolino, che non si è capito che cos'è. Meno male che c'ho l'occhiale, un po' si copre. Spero di fare in tempo più che altro, perché devo andare a truccare questa ragazza all'1:20 più o meno. Solo che è un po' distante da qui, quindi devo calcolare almeno una mezz'oretta di macchina. Sono appena uscita dalla palestra, che potete notare alle mie spalle. E alla fine ho fatto mezz'ora di tapis roulant e un quarto d'ora di macchinari e esercizi vari. Quindi adesso sono in super tempo. Makeup artist, ci vado struccata, mi sembra giusto. Quindi ci vediamo più tardi. Allora, sono appena uscita da casa della ragazza. In realtà non doveva fare lo shooting, ma un provino per la TV. Non ho capito neanche per quale programma. Quindi sono qui con la mia valigetta. Sto uscendo. Questo è il famoso palazzo di Giucas Casella che abbiamo fatto vedere l'altra volta. Adesso credo che siano le due qualcosa. Infatti la mia pancia faceva tipo blum blum blum. Quindi voglio arrivare a casa e mangiare qualcosa. Per pranzo, visto che sono le tre qualcosa, mi sono fatta un ovetto in padella senza olio, senza niente, con la padellina antiaderente nuova che è pazzesca. Sotto ci ho messo l'avocado e qui ne ho fatto un altro. Quindi due avocado toast, uno con l'uovo. Adesso metto a fare i peperoni. Li metto al forno, così intanto dopo li spello per stasera che voglio fare il couscous. Eccoci in camera finalmente, nell'angolino chiacchierata. E io mi dispiace un sacco che mi presento ogni volta in questo stato. Però sapete che non ho proprio sbatti di truccarmi questi giorni. Sono 2 settimane che sono perennemente stanca. Cioè, vi potrà sembrare una cavolata, però non dormire la notte o comunque dormire a sfalzoni, che è ancora peggio, ti spossa proprio la vita. Infatti, tipo, gli ultimi 2 giorni io li ho passati a casa, che voi direte sì, che differenza c'è tra gli altri giorni? No, c'è, perché comunque prima uscivo, almeno andavo in palestra la mattina, anche presto, però comunque la sera dormivo. E invece, appunto, questi 2 giorni sono stata qua sul letto buttata a guardare serie TV, film. Infatti, ho recuperato un sacco di cose che dovevo vedere, per carità, però non sono stata per niente produttiva. Quindi spero questo periodo passi in fretta. Oggi è l'ultimo giorno di antibiotico, quindi spero faccia effetto. Mia madre mi ha detto che di solito fa effetto dopo un po'. Parlando appunto di serie TV, ho visto Titans, che è una serie nuova su Netflix ed è ispirata ai vari personaggi fumetti della DC. Esistono diverse versioni di questo storia, chiamiamola così, di questi personaggi. Vabbè, partire da appunto i fumetti, poi hanno fatto diversi cartoni, appunto Titans, Teen Titans, e poi c'è Teen Titans Go, che era l'unico che io avevo visto onestamente, perché fanno questo cartone su Nickelodeon. E già da lì il mio personaggio preferito era Raven, che appunto è metà umana e metà demone, e rispecchia proprio il mio mood. Quindi appena ho visto questa serie ho detto aspetta un secondo, ho lasciato tutto quello che stavo facendo e ho iniziato a vedere.
vederla. Ogni episodio dura un pochino, perché dura tipo un'oretta, e finora la prima stagione, che trovate appunto completa su Netflix, mi pare conti 11 episodi, una roba simile. Io li ho visti in un giorno e mezzo. Anche lì il mio personaggio preferito è, rimane sempre Raven. Mi piace anche tantissimo Beast Boy, che è quello con i capelli verdi. È bellissimo l'attore, tra l'altro io ho un feticismo per gli attori asiatici, e lui è bello bello bello. Ah vabbè, anche quello che fa Robin è bello, però l'avevo già visto in altri film tipo Pirati dei Caraibi, Gods of Egypt anche ha fatto, insomma è abbastanza conosciutino. Devo dire che la storia in generale mi piace, però voglio aspettare di vedere altre stagioni se le faranno, ma penso di sì, perché comunque è piaciuta abbastanza da quello che ho capito. Mentre stavo guardando che il 15 febbraio del 2019 appunto uscirà un'altra serie che si chiama Dom Patrol, dove ci sono appunto 6 personaggi. 3 di questi li abbiamo già visti e altri 3 li devono appunto introdurre. In ogni caso è sempre della DC, quindi vedremo. Adesso invece volevo parlarvi del cambiamento che voglio apportare sul canale YouTube. È un cambiamento su cui ho riflettuto un pochino negli ultimi tempi, perché mi sono resa conto, a parte vabbè che i vlog sono tra i vostri video preferiti, che comunque piacciono tanto anche a me, sia da girare sia da guardare proprio degli altri canali, e sia perché cominciando a lavoricchiare anche fuori casa, quindi lontano da YouTube eccetera, mi sono resa conto di avere meno tempo a disposizione, e girare i vlog sarebbe un ottimo modo per continuare comunque a caricare 2 video a settimana, se riesco anche di più, appunto non sparire in alcuni giorni. Sostanzialmente quello che ho deciso è: il lunedì rimarrà il giorno dei video, come li chiamo io, impostazione, quindi girati lì, che saranno video haul, get ready, make up, consigli, tips, tutto quello che vi può venire in mente, quindi insomma i classici video. Mentre il giovedì, sempre alle 4, uscirà invece un vlog, che ripeto, se magari in quella settimana ho fatto cose più interessanti ne carico anche più di uno. Però sappiate che il giovedì sarà il giorno dei vlog. Almeno ho tempo di capire bene quale video fare il lunedì e che sia una cosa che comunque vi piace e che è utile. Poi voglio iniziare anche a fare qualche mini video su Instagram. L'unico problema è che io purtroppo non riesco a capire mai come impostare il formato per i video in Instagram, quindi uno a uno non riesco proprio a capirlo. Se qualcuno di voi lo sa mi illumini. Vorrei cercare anche di fare più make up di quelli particolari appunto da caricare su Instagram, solo che potrà sembrarvi una cavolata anche qui. Dici ti metti là, fai un make-up, ciao. No, perché prima cerca l'idea, poi cerca magari degli accessori carini, che siano parrucche, cose, quindi anche quello è un acquisto a parte, e poi mettiti a fare. Poi ho un problema perché non riesco a stare concentrata più di un tot di ore, e per fare comunque dei make-up fighi ne servono di ore, quindi ogni tanto mi fermo e ricomincio. Ecco perché non giro quasi mai i tutorial di quello che realizzo, proprio perché faccio delle pause eterne, quindi magari può essere che per un make up ce ne metto anche 5-6 di ore e dovrei stare a registrare una giornata intera praticamente. Quindi sì, devo impegnarmi anche in quel frangente. Però ecco, adesso però mi riprendo un attimo con questa questione gola e cose, perché davvero mi ha buttato giù come niente, neanche se ho avuto 40 e mezzo di febbre. Appena mi riprendo riparto col botto, anche perché devo prepararmi, perché prossimamente starò ferma per un po', come vi ho detto, per la fatidica operazione. Adesso metto a posto qui le cose sul letto, anche la valigia dei trucchi, la borsa di palestra. Comunque, se avete visto il film di Aquaman avrete sentito questa canzone, se siete rimasti soprattutto dopo i titoli di coda, che è Everything I Need di Skylar Grey, che ho appena visto chi è, ed è una fighissima tutta tatuata. E questa canzone mi piace un casino, non potete capire. Cioè, ascoltatela, è troppo romantic, è basica, però è carina. Vabbè, lui è un figone. Tra l'altro ho scoperto che è sposato, perché io la vedevo sempre con questa donna, ma non sapevo che era proprio la moglie, con cui tra l'altro ha 2 figli. Sono rimasta scioccatissima. E la moglie sapete chi è? Che è la madre di questa ragazza qui, Zoe Kravitz. Vabbè, il padre è quello famoso in teoria, che non so se ve lo ricordate in Hunger Games. Io me lo ricordo per quello. Quindi Jason Momoa, marito, ragazzi. Che tristezza. Allora, sto uscendo un attimo perché devo passare al supermercato, che mia madre mi ha incaricato di prendere alcune cosine. Lei esce da lavoro tardi e non riesce. Il bello è che io stavo giù, stavo aprendo la porta per uscire e mi sono accorta di avere le ciabatte. La vecchiaia è una brutta bestia.
Cioè, io se continuo così da vecchia, davvero mi ritrovano non lo so dove. Cioè, ok che queste ciabatte sono stylish, però fino a una certa, mo andarci al supermarket mi sembra un po' eccessivo. Allora, sono al supermarket, ho preso la maggior parte delle cose, ma riconosco di avere un problema nel trovare il sale. Cioè, sto vagando per trovare il sale, mi sembra normale? Credo di essere arrivata quasi alla fonte del sale. Cioè, dovrebbe essere qui da qualche parte. Rieccoci nello svuota la spesa. Alla fine dovevo andare a prendere 4 cose di numero e ne ho prese forse un po' di più. Tra l'altro sono felicissima che negli ultimi vlog, negli ultimi video che vi ho messo delle ricettine vi siano piaciute. Continuerò sicuramente a farli, ma non farò come mi hanno detto alcune, di fare proprio dei video soltanto delle ricette, perché non me la sento. Però magari agglomerarle tutte in un what a hit in a day, non lo so. Adesso vedremo. Allora, vi faccio vedere quindi cosa ho preso e quindi anche cosa cucinerò poi stasera. Anche se vi ho già dato uno spoiler, vi ho detto che voglio fare il couscous, ma mi mancavano delle cose. Ho preso tovaglioli perché mancavano, queste sono cose pratiche. Idem la carta forno. Siamo stati tipo 3 giorni senza carta forno, un incubo. Poi ho preso questo mix per fare il minestrone, quindi sono le verdure già tagliate, pronti da cuocere. Non sono solita mangiare il minestrone, soprattutto quello a pezzi, però ci voglio provare perché comunque è strasano. Invece una cosa che mi piace tantissimo è la vellutata di zucca, che io di solito o la faccio con le patate o con le carote, così piena di cipolla logicamente. Ho trovato soltanto questa a cubetti perché altrimenti prendo quella a pezzi. Poi ho preso l'iceberg. Questo qui invece è il dolcificante in gocce. Io non abuso di zuccheri, anche perché per il problema che ho al fegato, che adesso non ce l'ho più, però comunque è sempre dietro l'angolo, non posso proprio mangiare zuccheri in generale, lo faccio a volte, però insomma non devo abusarne. Quindi ho detto vabbè, magari quando mi faccio il tè, così invece di metterci lo zucchero, che poi a me non piace quello di canna, uso quello raffinato, quindi peggio, provo queste, quindi proviamo, non lo so, vediamo. Poi in offerta c'erano questi qua che sono i cubetti di brodo Knorr, c'erano di tutti i gusti, ho preso questo qui delicato e quello di manzo. Poi la mia amatissima salsa di soia, vabbè, sale grosso e sale fino, anche questo di necessità. E poi il mio amore, eccolo qui, i broccoletti. E basta, adesso cosa faccio? Mi metto a spelare i peperoni, come vedete li ho messi nelle bustine, appena usciti dal forno caldi caldi, e nel mentre mi guardo Barbarella d'Urso. Allora, i peperoni sono stati spellati, cioè mia madre parla al telefono, non ci fate caso, e li ho fatti i miei famosi agrodolce, che ogni volta che voi li provate mi dite buonissimi, quindi provateci, spellate i peperoni, poi mettete un goccio di olio, uno spicchio di aglio se vi piace, ma ci sta la morte sua, poi ci mettete l'aceto balsamico, sale e un cucchiaio di zucchero, vedete come vengono, gnammi gnammi. Qui invece sto preparando il broccolo, l'ho pulito e pronto per essere lessato. Eccolo qui appena sfornato, ancora caldo. Invece dei cici ci ho messo i fagioli e poi come sempre buona skincare fatta, cremina messa, burro cacao, pigiamino. C'è tutto, c'è solo da rimettere a posto il letto. Io, raga, è più forte di me. Ogni volta che arrivo io butto tutto sul letto e va bene così. Poi, feticismo numero uno, prima di andare a dormire io devo sistemare il letto, se no non sono contenta. E volevo appunto darvi la buonanotte. Mi raccomando, scrivete qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questa nuova idea, se vi piace appunto di fare i vlog il giovedì e il lunedì i video normali. Ci tengo a sentire logicamente anche il vostro parere. Detto ciò, appunto, spero questo vlog vi abbia tenuto compagnia. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo. Ciao.